Il GIP di Milano Giulio Fanales, su richiesta del PM Paolo Storari, ha commissariato il Foggia Calcio. Ad amministrare la squadra per un anno sarà un commercialista di Bari. La società è indagata nella tranche dell'inchiesta milanese in qualità di ente. La misura è arrivata nell'ambito dell'indagine della DDA di Milano che ha portato in carcere per riciclaggio anche il presidente Fedele Sannella. Il fascicolo che lo riguarda è stato trasferito per competenza al Tribunale di Foggia. Il patron del Foggia Calcio Sannella è stato arrestato nel gennaio scorso nell'ambito dell'inchiesta Security della DDA di Milano sulle presunte infiltrazioni mafiose negli appalti della Lidl e nel gruppo Segrupolice. Inchiesta che ha portato all'arresto di 15 persone, tra cui, nel dicembre scorso, anche il vicepresidente del club pugliese Ruggero Massimo Curci. Nella misura di custodia cautelare, i PM Ilda Boccassini e Paolo Storari aveva dedicato anche un capitolo alle presunte retribuzioni in nero, versate a Roberto De Zerbi, ex allenatore del Foggia e attuale del Benevento. Quella di pagare in nero, per i PM milanesi, era una consuetudine. In questo modo Sannella avrebbe riciclato personalmente quasi 400.000 euro, sia reimpiegandoli nella società sia pagando in nero atleti, allenatori, procuratori, sia mediante pagamenti funzionali alla gestione della società calcistica, ostacolando così l'identificazione della provenienza illecita del denaro. Il 6 marzo scorso il GIP di Foggia ha recapitato a Sannella una nuova ordinanza cautelare, dopo che gli atti dell'inchiesta erano stati trasferiti per competenza al Tribunale pugliese. Il filone sul club di Serie B, invece, è rimasto a Milano. Video Infinito Caracciolo, l'airone del Brescia, ultima barra del nostro calcio.